Dopo la roggia Vettabbia, il piccolo esploratore vi racconta il naviglio della Martesana. Ciao Nutria, come va? Martesana sarebbe un naviglio anche lui, come il naviglio grande e il naviglio pavese, ma non se lo caga nessuno. Ed è una vera ingiustizia. Ma andiamo per ordine. La sfiga della Martesana è che parte dall'Adda e si fa tutti i paesi che si chiamano tipo Bellinzago, Gorgonzola, cioè tutti i paesi con dei nomi del cazzo. Che poi quando io dico che è un po' troppo popolare, il canale della Martesana si incazza e mi fa vedere dei palazzi come questo. E la Martesana, anche se è un po' un naviglio di sinistra, sa ancora sfoggiare palazzi risalenti a un'epoca in cui vigeva ancora una sana ingiustizia sociale. In Piazza Gorla la Martesana diventa molto carina. Sulla Martesana tutto molto a misura d'uomo. Il mercatino. Pureva quel bastone del fiore, Roberto Parodi. Eccolo qua. E insomma, dopo aver lottato contro piste ciclabili, mamme totali in bicicletta, la Martesana arriva qui alla Cadepom e si toglie dai marroni. Si interra qua, ma noi non lo abbandoniamo. In via Melchiorre Gioia si incontrava con il fiume Seveso. Chissà che cosa poteva portare con sé il Seveso della diossina, probabilmente. Ci lavorava dentro anche Homer Simpson. Nessuno sa chi è Melchiorre Gioia. Un economista, l'inventore del salvadanaio. Quando rompete il porcellino, che dentro ci sono soltanto 10 euro, infatti dite mai una gioia. E la Martesana, che ha inglobato anche il Seveso, arriva fino tipo a Porta Nuova. Qua dietro di me incontra i bastioni. Quello lì è il ponte delle Gabelle, dove si pagava il dazio. Si divide in due. Verso est parte il cavo Radefossi, che segue i bastioni. La Martesana invece continua dritto e arriva fino alla conca dell'Incoronata. E si vedono ancora le chiuse. Chi è che le ha progettate? Leonardo da Vinci. Per cui, cari naviglio grande e naviglio pavese che fate tanto i fighi, andate a cagare. È a San Marco che la Martesana si prende la sua vendetta finale contro i due tremendi navigli. La Martesana non è soltanto un canale di sinistra, con le biciclette di sala, coi graffiti, coi pescatori. Qui altro che popolare, ragazzi. Siamo nella crème della crème del radical chic milanese proprio. Ma c'è, ma non si vede, perché è qua sotto che si sta fondendo proprio qua, con la cerchia dei navigli. Gramo destino. Quando arriva la figa, lui si interra. Da 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 da